Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Siete pronti a tornare tutti insieme a Stivalandia? Bene, allora partiamo. Oggi voglio raccontarvi di qualcuno di cui abbiamo spesso sentito parlare finora, ma che non abbiamo ancora incontrato. Mi riferisco ai maghi. Come ormai saprete, il durissimo compito di fronteggiare i sortilegi dei covidoni spettava proprio a loro. Armati di bacchetta, i maghi combattevano ogni giorno per salvare le vite di molte, molte persone. Vedete, l'ordine dei maghi era assai antico e nobile. Le leggende narrano che tantissimo tempo fa, i primi abitanti di Stivalandia iniziarono a riunirsi attorno al fuoco per discutere di come vivere in pace e prosperità. Ben presto capirono che un popolo, per crescere rigoglioso e in armonia, ha bisogno che i suoi componenti si prendano cura gli uni degli altri. Per questa importantissima ragione nacque il nobile Ordine dei Maghi. Fedeli ai valori dei loro antenati, gli stivalesi erano sempre stati un popolo che amava fare festa, incontrarsi, mangiare tutti insieme. Avevano ben chiaro il valore delle relazioni e dei buoni rapporti tra gli abitanti. Capite quindi quanto potesse essere difficile in questo periodo doversene stare forzatamente nella tana per non essere colpiti dai covidoni. E sempre di più, essi sentivano la mancanza di una risata in compagnia, di un abbraccio dopo un pianto o di una semplice pacca sulla spalla. L'importanza degli altri e della condivisione si stava rivelando per tutta la sua meraviglia. Pensate a Carletto, a mamma Ilarietta e a papà Lele. Come loro, tutti gli stivalesi stavano riscoprendo il valore del vivere insieme, un valore fondamentale. Il valore da cui nacque la vocazione del primo mago. Non pensate mica che maghi si nasce, come se fosse una specie di dono. No. Vedete? Circolano molte leggende sui maghi e sulla natura delle loro bacchette, ma è sempre bene affidarsi a fonti certe e autorevoli quando si tratta di informazioni così importanti. E io sono qui proprio per narrarvi la verità, a proposito dei maghi di Stivalandia. Gira voce che il potere dei maghi risieda nelle loro bacchette, che siano esse a rendere possibili grandi sortilegi e fini incantesimi. Ma fidatevi, le cose non stanno affatto così. Le bacchette non sono che un particolare pezzo di legno. Certo, unico e irripetibile, ma di sicuro non magico. Tuttavia, esse hanno comunque una grande importanza, che deriva dalla loro origine. Eh sì, perché l'unico modo di fabbricare una vera bacchetta è intagliarla dalla radice di un albero molto antico. Una radice che per anni e anni si è trovata a condividere la terra e il suo stesso nutrimento con altri alberi, i quali a loro volta, come una famiglia riunita a tavola, affondano le radici nel medesimo terreno. Ogni volta che un mago finisce il suo lungo apprendistato, fatto di scienza, pozioni e nozioni, una bacchetta diventa pronta. La sua saggezza ricorderà al mago a cui verrà assegnata che il senso del suo studio e del suo lavoro è prendersi cura degli altri. Ora capite? Una bacchetta è un prodotto della natura. E maghi si diventa studiando duramente. Non c'è nessuna magia in questo. La vera magia risiede nel loro legame, lo stesso legame che spinge le persone a prendersi cura le una delle altre. Ad ogni modo, a Stivalandia i maghi godevano di grande stima e della più alta considerazione. Gli abitanti del regno li consideravano i loro salvatori e li vedevano come degli impavidi combattenti. Ma, sapete, con il regno sotto la minaccia dei covidoni, essi erano in realtà molto preoccupati. I loro nemici, i draghi, erano molto potenti ed era difficilissimo sconfiggerli. Il loro sortilegio era del tutto nuovo, qualcosa di mai visto in nessun regno o trattato in nessun libro di magia. Inoltre, bisognava combatterli per giorni e giorni e contro alcuni di loro sembrava che nessun incantesimo funzionasse. Poi c'erano gli abitanti già colpiti dal sortilegio, di cui bisognava prendersi cura affinché si svegliassero dal lungo sonno. Insomma, i maghi iniziavano a sentirsi allo stremo delle forze. Sì, perché vedete, come i lupetti, gli uccellini e le cicale, anche loro avevano famiglie e amici. Ed esattamente come tutti gli altri, anche loro erano molto spaventati.
Avevano paura di affrontare i draghi, paura di essere colpiti dal sortilegio, paura che i covidoni potessero seguirli fino alle loro case dai campi di battaglia e così colpire i loro familiari. Pensate a quale responsabilità. Loro che erano lì per proteggere rischiavano di essere i portatori del sortilegio. A molte di queste cose gli stivalesi non pensavano, o forse preferivano non pensarci, però non li giudicate male. Vedete, pensare ai maghi come a degli eroi, senza paura, e sapere che c'era qualcuno a proteggerli, li aiutava a sentirsi più tranquilli, più protetti. Ma i maghi erano troppo saggi per sentirsi degli eroi, anche se da anni e anni combattevano contro ogni tipo di sortilegio, incantesimo o stregoneria, pensavano fosse una definizione esagerata. Semplicemente amavano il loro lavoro ed avevano una grande e grande senso del dovere. Inoltre, essi sapevano bene che la paura era ciò che permetteva loro di essere più attenti sul campo di battaglia e di prendere tutte le precauzioni per non farsi seguire fino a casa. Certo, non per questo si può dire che il loro coraggio non fosse straordinario, perché lo era. Semplicemente, i maghi sapevano una cosa molto importante, una cosa che i più anziani ricordavano sempre ai giovani, e cioè che il coraggio non può esistere senza la paura. Pensateci, se non avete paura di qualcosa, non avete bisogno del coraggio per affrontarla. Semplice, no? Allo stesso modo, i maghi sapevano bene che non dovevano mai, ma proprio mai, sottovalutare i covidoni. La responsabilità era troppo grande e gli stivalesi riponevano in loro tutte le speranze. Per questo, anche se era difficile da sopportare, essi si tenevano ben stretti le loro paure, poiché sapevano che il coraggio, senza paura, non è coraggio, è solo incoscienza. È che un eroe non si giudica da quanto è spaventato, ma dal suo impegno sul campo di battaglia. E l'impegno dei maghi in questa lotta, credetemi, sarà ricordato per molto, molto tempo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo quarto capitolo. Grazie per avermi ascoltato e vi rinnovo l'invito ad inviare commenti e disegni. A noi farebbe molto piacere. Ancora grazie, alla prossima settimana e un saluto da tutta Psi Plus.